Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ ed oggi siamo su un nuovo video reaction. Ho scoperto ragazzi una cosa: nel mio canale di YouTube c'è una sezione che si chiama riconoscimenti. Di cosa si tratta in poche parole? Una persona fa un video e se nel video ci sono altri YouTuber gli crea un riconoscimento, insomma gli mette il link sotto. 30 YouTuber mi hanno messo tra i riconoscimenti. Vediamo che YouTuber sono. Una vagonata di video di una persona che si chiama Visto Avvistato. Vediamo di cosa si tratta ragazzi. Il primo video: cosa nasconde FaviJ incredibile. FaviJ, uno youtuber che grida sempre bella a tutti i ragazzi. C'è uno tipo me che dopo 6 anni fa un miliardo di video horror divertenti, alterna un miliardo di serie, vlog, parodie, è caratterizzato con questa frase. Uno youtuber che grida sempre bella a tutti i ragazzi. Bella a tutti ragazzi, bella a tutti ragazzi, bella a tutti ragazzi. Così per tutti i giorni, 10 minuti di video, tutti così. Ma cosa nasconde questa frase composta da 4 parole e 18 lettere? Ma a parte questo, ma che cosa ci fa Gianluca Vacchi versione zombie sullo sfondo? Spiegami. Nasconde qualcosa di mostruoso. Inizio dicendo che FaviJ ha 22 anni. Fin qui tutto bene, poi sommiamo 18 più 4, che sarebbero le lettere e le parole che compongono bella a tutti i ragazzi. 18 più 4 fa 22, proprio come gli anni di FaviJ. Bastardo, mi hai scoperto. Nel librone dell'Apocalisse di YouTube c'è il numero 22 che sta ad indicare il giorno in cui FaviJ prenderà in possesso la piattaforma YouTube. Ci hanno scoperti, ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca. C'è un'altra coincidenza. Ah, minchia, YouTube pensa te. È nato nel 2005. Sì. Il suo slogan era Broadcast Yourself. Sì. La frase Broadcast Yourself è composta da 17 parole. Fammi capire, se tu riordini le lettere, Broadcast Yourself esce fuori bella a tutti i ragazzi. Tipo come Tom Riddle, Voldemort, uguale. E sommando 17 più 5, cioè il numero 5 indica la data di nascita di YouTube, viene fuori 22. Ma cosa? Quindi FaviJ entro il 7 aprile riuscirà a rubare YouTube per usarlo in modo malefico. Ci ho messo tutta la vita per arrivare a questo momento senza che nessuno se ne accorgesse e questo spiffera tutto. Ma chi ti credi di essere? Fin dall'inizio i fondatori di YouTube misero nel librone nero dell'apocalisse youtubica il simpatico, tra virgolette, FaviJ. Ma io posso leggerlo sto libro dell'apocalisse youtubica che non ho ancora visto? Bisogna contrastarlo in qualche modo. Per prima cosa è opportuno fare tanti video contro FaviJ. Bisogna bruciare il libro dell'apocalisse youtubica in una montagna del New Mexico, precisamente ad Albuquerque. Ma questo è scemo. Infine bisogna pronunciare le parole FaviJ, sommo FaviJ, tu non puoi fare quello che vuoi perché potresti diventare... Basta. Ed era solo uno dei 1000 video in cui mi ha incluso sto tizio. Tanto sono le 11:22 quando sto guardando questo video. 11 è la metà di 22. E 22 è 22. Tra tutti questi video abbiamo anche dissing rap contro FaviJ, Visto Avvistato, sempre lui. Vediamo un po' che cosa fa. Ciao a tutti, io sono Visto Avvistato perché farò un dissing contro FaviJ. Mi stai chiedendo che cos'è questo? Questo è il microfono dove, nella quale canterò la canzone che sentirete. Sarà una canzone rap. Comincerò parlando di YouTube e FaviJ sulla strumentale DJ Sciocca, ma qual è il DJ? Così farò più viso a solo tag da copia e incolla premi play. Metrica banale, dici non ci riuscirò. Vado adesso in uno stato, non ho voglia di vedere FaviJ. Peccato, gli ho detto sono Visto Avvistato, lo youtuber molto amato. Lui non mi ha risposto e mi ha guardato. Io con fare attonito, male l'ho guardato. FaviJ, dimmi se ti basta. Mi basta, va bene così. Comunque, nella mia vita io ho sempre desiderato vedere un uomo che canta con un uccello. Che è una frase bruttissima, però ve lo giuro, in questo caso si parla di questo. Non ce l'ho con FaviJ, d'altro canto è un modo per scherzare, sono mister educato. Fermi. Si era smicchiata la videocamera nel mentre che cantava l'ha aggiustata l'inquadratura, bellissimo, guardate. FaviJ, d'altro canto è un modo per scherzare, se ne accorge, bellissimo. Però non maltrattiamo gli uccelli, per cortesia. Già che gli hai alitato in faccia per tutto il video, almeno non tirargli il cazzotto, porino. Tra tutti i riconoscimenti che ci sono, ce n'è uno che è anche molto particolare. La minaccia di FaviJ
e delle Facebook star. Fino all'anno scorso c'era un solo protagonista indiscusso per le ragazze delle fiere. Cioè, una ragazza si avvicina a lui a caso, a capo dal nulla, e lo bacia sulla bocca. No, all'anno scorso c'era un solo protagonista. E lui sorpresissimo di questo. Genio Dadobax. Dadobax era conteso da cosplayer. Ancora. Ragazze vestite da carte napoletane. Ma perché la perché deve andare a una fiera vestito da carta napoletana? Best cosplay ever. Non ho mai visto un cosplay così bello. Cioè, guarda che ragazzi roba. Ragazzi fattoni, studentesse di Hogwarts, professori. Tutte che se lo limonano. Il successo di queste Facebook star è ignoto. Favij. Il successo di Favij. Ma con che capelli? E la cosa più bella di questo fotogramma non sono io ovviamente, ma è la faccia del tizio dietro. Il successo di Favij è un mistero. Come si fa ad avere il successo di Favij? È una tecnica che va avanti da millenni. Bisogna fare un video al secondo, al minuto. Un ragazzo che piace sia ai ragazzi che ai loro genitori. Un consiglio? Lui ha un grande potere sulle ragazze. Le scompiffera. Ma non è vero. L'unica maniera per fermare Favij è fargli perdere la memoria. In altre parole, sparaflasciarlo stile Man in Black. Ah, ecco perché non mi ricordo più un cazzo dal 2015 in giù. Mi aveva sparaflasciato ai tempi. Comunque, ragazzi, io non vorrei dire, ma avevo il mio fascino ai Man in Black. Avevo veramente dei... Le tippe tutte per terra, per carità. Le stendevo che era un piacere. Ma signore e signori, come torta sotto la ciliegina, io andrei a vedere le verità oscure di Favij, Stepney, Ciccio Gamer e tutti quelli che puoi mettere nel titolo per fare clickbait, ce li metti? Inizio dicendo che Favij è uno scolapasta. Sì. Ah, ecco perché ogni tanto perdo. Tutte cose che mi dicono adesso, potevano dirmele prima? Favij è uno scolapasta. Non ci crederete, ma è così. Se prendiamo le lettere del suo nome, F-A-V-I-J, e accentata U-N-O-S-C-O-L-A-P-A-S-T-A, e le uniamo, possiamo dedurre che Favij è uno scolapasta. Ma basta. Comunque ragazzi, io vorrei anche spezzare una lancia a favore di queste persone che si inventano queste storie, ma in realtà mi divertono un sacco, quindi non ho niente contro di loro e contro chi mette il mio nome nei titoli. Spero ragazzi il video vi sia piaciuto. Per oggi concludo qua il video. Come al solito, se vi è piaciuto, se vi piace, attivate i social, quindi tutto in descrizione. Se sono restiti, iscrivetevi e noi ci rivediamo ad un prossimo mistero o cose del genere. Bella ragazzi. Cioè, fammi capire, c'è qualcuno che si è ritagliato il mio video con Albano. Vabbè.